Ciao a tutti, siamo qui oggi per presentare l'edizione 2020 di Giallo Festival, che è la seconda edizione. Che cos'è Giallo Festival? È un festival nato l'anno scorso nella città di Bologna e che ha come obiettivo quello di raccontare il mondo, tutto il mondo, o comunque buona parte del mondo diversificato che ruota attorno a quello che chiameremo mystery. Cioè il mondo del giallo, del crime in generale, del thriller, del noir, raccontato sia attraverso gli scrittori, che quindi si occupano di narrativa, sia attraverso i personaggi che sul campo, nella realtà, si occupano di questi eventi, ad esempio investigatori privati, periti balistici, oppure persone che se ne occupano a livello legale, quindi avvocati o giudici o questo tipo di profili. E poi abbiamo da raccontare questo mondo attraverso la fiction, quindi tutti quelli che si occupano, attori, sceneggiatori, registi, persone che raccontano in televisione e al cinema questo mondo legato, dicevamo, al giallo. E poi abbiamo tutta una serie di incontri quest'anno in particolare, siamo molto orgogliosi della collaborazione con il progetto Detect, che è un progetto europeo che racconta e analizza la descrizione del crime, il racconto del crime in Europa attraverso le varie specificità di ogni nazione. È un progetto legato all'Università di Bologna, quest'anno abbiamo anche il patrocinio del Dipartimento di Arti dell'Università di Bologna e rispetto all'anno scorso abbiamo la possibilità, proprio perché quest'anno, viste le nuove le situazioni legate al Covid, siamo interamente online, quindi avrete la possibilità di vedere comodamente seduti da casa vostra, dal salotto di casa vostra, dalla camera, tutti gli incontri che saranno online dal 13 al 15 novembre. Quindi avremo un venerdì, sabato e domenica pieno, denso di incontri. Dicevamo di questi incontri, ad esempio, possiamo iniziare a parlare di questi, legati al progetto Detect. Quindi noi ci incontreremo virtualmente, chiaramente, con autori provenienti da diversi paesi d'Europa. Ad esempio abbiamo Arne Dahl, che è un autore svedese che ci racconterà il crime scandinavo in generale. Avremo Ian Rankin, che ci racconterà il giallo, il mystery in generale legato alla Gran Bretagna, alla Scozia in particolare. Avremo Sam Miller. Sam Miller è un autore nordirlandese che in passato ha avuto anche una militanza nell'IRA e che è diventato uno degli scrittori di crime più famosi in generale. Avremo anche incontri legati ad altri paesi europei, non con il progetto Detect, ma perché siamo riusciti ad ampliare il raggio d'azione del nostro festival. Ad esempio avremo Anne-Laure Caire, che è una scrittrice e regista francese che ha scritto un libro da cui è stato tratto un film con Isabelle Huppert. E poi ci sarà Yann Manouk. Yann Manouk è un autore che si occupa, che scrive un crime, una saga in realtà di crime ambientati in Islanda. Quindi andremo anche alla scoperta del crime islandese, queste diciamo nuove terre che negli ultimi anni hanno portato tantissimo punti di vista originali nel mondo del crime e del mystery in generale. Non solo ospiti stranieri, diciamo quest'anno è veramente ricco il programma, ma tantissimi ospiti di casa nostra. Noi, come dicevamo, la nostra base rimane Bologna, quindi tantissimi dei nostri ospiti provengono da quel mondo giallistico bolognese, che è sicuramente uno dei principali d'Italia e non solo. Avremo con noi ad esempio Barbara Baraldi, che ci parlerà del suo ultimo libro, e avremo anche la stessa Barbara Baraldi in un incontro molto interessante a cui noi teniamo molto, sulla figura di Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo, in collaborazione con la Sergio Bonelli editore. Avremo Barbara Baraldi, Claudio Chiaverotti e Paola Barbato, che sono sceneggiatori di Dylan Dog,
tutti e tre mettono insieme circa un centinaio di numeri di Dylan Dog, quindi stiamo parlando veramente di persone che si occupano al cuore di questo personaggio mitico e che sicuramente ha un punto di vista originalissimo sul tema del mystery in generale, quindi abbiamo voluto anche affrontare questa tematica. Dicevamo del mondo giallistico bolognese, avremo il piacere di avere con noi Grazia Verasani, che ci parlerà del suo ultimo libro, avremo il piacere di avere con noi Daniela Comastri Montanari, che è una scrittrice famosissima per i suoi gialli storici ambientati nell'antica Roma. Avremo con noi Valerio Varesi, che affronterà il tema del noir sociale. Avremo con noi ancora Gianluca Morozzi, che ci parlerà del suo ultimo libro. E avremo con noi, come evento della domenica alle 5, che è un po', diciamo, il cuore del nostro festival, diciamo quello più atteso, l'incontro con Carlo Lucarelli e Paolo Nori, che ci parleranno dell'ultimo libro di Paolo Nori, che per la prima volta nella sua carriera di scrittore si è confrontato con il mondo del giallo, e quindi sarà anche un dialogo con uno che è un maestro indiscutibile del genere e uno invece che è un autore che per la prima volta, nonostante la sua lunghissima carriera, la sua lunghissima esperienza, si è avvicinato a questo genere, quindi sarà un confronto sicuramente interessante. Ma non solo autori bolognesi, perché in realtà questo festival si rivolge ormai a un pubblico nazionale e anche, come abbiamo visto, internazionale. Tra gli altri ha un altro autore che sicuramente rappresenta Bologna ed è una parte importantissima del nostro festival, è Loriano Machiavelli, sicuramente uno dei maestri del giallo italiano, un altro di quelli che hanno contribuito a portare il nome di Bologna in alto in questo ambito, e quindi avremo il piacere di avere Loriano con noi quest'anno e ad arricchire un carnet di autori locali che sicuramente sono molto molto interessanti. Avremo anche però tantissime altre proposte. Avremo legati ad esempio alla fiction gli incontri con Marilina Venezia, anche questa è legata al progetto Detect, che ci parlerà dei suoi progetti legati anche alle serie televisive. Avremo Gabriella Genisi, avremo Paolo Nelli, che è un autore che ha pubblicato un giallo, anche lui è per la prima volta si è cimentato in questo ambito, con La nave di Teseo, ed abita a Londra, quindi avremo questo incontro con lui. Avremo Massimo Carlotto, avremo Roberto Carboni, Alice Basso, Michele Frise, che è un perito balistico che ha scritto un libro sugli errori che vengono fatti nel raccontare il giallo e il mystery all'interno della fiction, che è sempre un problema molto, molto annoso. Avremo Remo Croci, avremo anche Franco Ponti, che è un detective privato che per gli amici che l'anno scorso hanno seguito il Giallo Festival conosciamo già. Quest'anno avremo un incontro in particolare sui reati legati al web, ecco, diciamo che sicuramente raccontando raccontando questo festival attraverso il web, avere una voce di qualcuno che ci lavora tutti i giorni con i reati legati al web è una cosa molto molto interessante. Ci sono tantissimi altri personaggi, tantissimi altri autori in generale o protagonisti che saranno presenti al nostro festival, alcuni si stanno aggiungendo anche ora, quindi non siamo ancora, diciamo, completi come tipo di proposta, perché in effetti il nostro progetto è piaciuto veramente tanto e tantissime personalità hanno deciso di aderire alla nostra proposta. È sicuramente una scelta che abbiamo fatto quest'anno di andare online, chiaramente, diciamo, le limitazioni legate al Covid, insomma i decreti del Presidente del Consiglio li conosciamo tutti, e quindi la scelta è stata comunque di proporre questo tipo di incontro, perché secondo noi anche in maniera virtuale è importante mantenere un filo che unisca i nostri autori, le persone che partecipano ai nostri incontri e gli spettatori, che ovviamente sono il cuore del Giallo Festival, perché senza spettatori nessun festival può avere successo. E quindi dopo l'anno scorso, diciamo che siamo stati al Simpo, abbiamo avuto un successo di pubblico incredibile, quest'anno abbiamo un pochino alzato il tiro, e quindi ci aspetta un'edizione di Giallo Festival veramente veramente incredibile. Chi c'è però dietro a Giallo Festival? Perché provate a immaginare il lavoro che c'è alle spalle per riuscire a organizzare e a trasmettere tutti questi incontri, che saranno circa 75, veramente stiamo parlando di numeri veramente, veramente incredibili.
c'è uno staff ovviamente, c'è un gruppo di organizzatori del festival che sono Katia Brentani, Massimo Casarini e il sottoscritto Simone Metalli. L'edizione del Loggione d'Amster sono ovviamente anche parte dell'organizzazione del festival, e lo staff sempre prezioso e sempre utile che si suddivide per cercare per coprire tutti gli incontri del festival è composto da Lorena Lusetti, Cristina Orlandi, Giusy Giulianini, Manuela Baldi, Eugenio Fallarino, Marcello Trazzi e Stefano Zanierini. Questi sono i nomi che sono dietro all'organizzazione di questo festival, che è sicuramente un compito importante, ma un compito che abbiamo portato a termine con l'espressa volontà di continuare a parlare, nonostante l'avversità, di quello che ci piace, di potersi confrontare in una comunità che non è più per il momento fisica, ma che diventa a questo punto quindi virtuale, e continuare a parlare proprio e a mantenere vivo il filo con i nostri ascoltatori, in questo caso spettatori, diciamo, legati all'evento online. Vi invito a continuare a seguire i siti in cui andrà in onda Giallo Festival. Sono il sito www.giallofestival.it, che è il sito, diciamo, proprio specifico del Giallo Festival, ma anche il sito www.italiabookfestival.it, che è, diciamo, il contenitore all'interno di cui si trova Giallo Festival. È un contenitore che cerca di unire tutti gli eventi che vengono organizzati online dal nostro gruppo organizzativo, quindi è un contenitore in cui ci sarà anche il Book Festival del weekend prossimo, ci sarà Scriptor, che è un talent show letterario, insomma è un contenitore in cui si troveranno anche gli eventi di Giallo Festival. Quindi ricordiamo la pagina www.italiabookfestival.it oppure www.giallofestival.it. ci saranno le sale, perché abbiamo suddiviso gli incontri in due sale: una si chiama Sala Tindale e l'altra Sala di Gatta. Sono nomi che abbiamo scelto l'anno scorso in omaggio all'ispettore Montalbano, e quindi perché l'anno scorso avevamo avuto un incontro con Francoforte sull'ispettore Montalbano, sul Gianni Mondadori. E a proposito, un altro dei nomi che abbiamo ancora con noi quest'anno è quello di Francoforte, che assieme a Scilla Bonfiglior ci parleranno del loro ultimo romanzo, che si chiama La bambina e il nazista. Questo è un caso molto interessante, perché ci si chiede perché un libro diciamo storico legato a questo tipo di argomento si trova all'interno del Giallo Festival, perché in effetti, diciamo, la struttura narrativa di questo libro è un thriller, e quindi abbiamo continuato il nostro tipo di approfondimento assieme a questi due autori. Ad esempio Scilla Bonfiglioli ci diceva che l'anno scorso aveva partecipato come spettatrice, quest'anno invece ha il piacere di essere dall'altra parte dello schermo. In realtà sembra che io mi dimentichi nome mai, perché ce ne sono veramente talmente tanti, e quindi è sempre un po' complicato riuscire a ricordarsi di tutti, nonostante ovviamente mi sia appuntato. Quindi vi ribadisco il programma online, che troverete a partire dal lunedì 8, ci saranno probabilmente ancora degli aggiornamenti dopo quella data. Vi rimando ai siti, vi rimando anche ai nostri social, quindi Facebook, Instagram, in cui potete mettere mi piace, like, seguirci e anche comunicare con noi, quindi darci porre domande, anche se ne avete, per i nostri ospiti, oppure dare i vostri giudizi, dare le vostre interpretazioni, i vostri giudizi su quello che state vedendo. E quindi non ci rimane adesso che darvi l'appuntamento. Vi ricordo le date: da venerdì 13 novembre a domenica 15 novembre sarà praticamente un susseguirsi continuo di incontri. Inizieremo venerdì mattina e chiuderemo domenica sera con gli ultimi incontri, che inizieranno alle 21. Quindi vi accompagneremo per un weekend intero in questo mondo del giallo, del mystery, del thriller e del noir in generale. Da parte nostra un saluto, un arrivederci all'appuntamento di Giallo Festival, e vi aspettiamo online. Grazie.